Ciao a tutti, finalmente ho rifatto il pane dell'Alto Adige con lievito madre. Andiamo a vedere come farlo. Bene, ho preparato tutti gli ingredienti, come vedete la farina della Rieper che mi ha portato direttamente dall'Alto Adige mio nipote. Ho preparato i semi, la trigonella che ho trovato però in polvere, sarebbe meglio quella essiccata, l'acqua e il prefermento preparato ieri sera, una parte del prefermento. Bene, ora sciolgo prima la trigonella con l'acqua, metto un bel cucchiaino, bello pieno, bello colmo perché mi piace molto il sapore della trigonella e la sciolgo con l'acqua, questo perché è in polvere, altrimenti se era quella essiccata nemmeno serviva. Ok, la ricetta è la stessa che ho fatto l'altra volta con il lievito di birra, la ricetta che mi ha data Caterina, che è la ricetta originale dei Finsger, scusate la pronuncia, non so se ho pronunciato bene. Comunque, questo è il pane caratteristico dell'Alto Adige, delle valli dell'Alto Adige. Bene, questo è il prefermento. Io poi vi metto in descrizione come l'ho preparato, però ne ho usata soltanto una parte perché lo avevo fatto per fare altre cose, quindi avevo messo 40 grammi di PM, 180 di acqua, 180 di farina. Scusate il telefono, e l'ho lasciato tutta la notte a temperatura ambiente, però adesso ne uso solo 120 grammi. Io penso che tranquillamente potete anche usare la pasta madre solida portata al raddoppio, provateci magari. Ho messo la bilancia, ho tolto la tara e peso la farina di segale, 350 grammi. Ok, vado a mescolare. L'acqua nella ricetta parla di 400 grammi nella ricetta con lievito di birra, questo però siccome il prefermento è un pochino liquido, quindi non credo che la metterò tutta, forse arriverò a 380, vediamo man mano che impasto poi. Però volendo si può mettere anche tutta, tanto non è se anche rimane un po' più liquido, adesso vediamo. Aggiungo i 150 di farina zero. Oh, anche qui si potrebbe provare con la farina di farro. Magari un po' di farina di farro, un po' di zero, bisognerebbe anche provare. Perché ho visto in alcune ricette c'è il farro, tipo Stefano Cavada, ad esempio, mette la farina di farro insieme alla segale. Ok, continuo a mescolare. Metto il sale, l'olio e i semi. Guardando la ricetta adesso mi accorgo che ho dimenticato il cucchiaino di zucchero o un cucchiaino di malto, va bene lo stesso. Bene, ora continuo, mescolo ancora un pochino e l'acqua ne è rimasta pochissima, vedete? Quindi diciamo che non la metto, questa avendo messo il prefermento, come vi ho detto sopra, che è un po' liquido, va bene così, diciamo che siamo intorno ai 3,80 di acqua. Continuo adesso con le mani. Perché come vedete è molto molto appiccicosa la semola. Continuo un pochino. Tutto in ciotola, come vedete, senza sporcare il piano di lavoro. Adesso cambio il contenitore, ne metto uno pulito, leggermente oliato e lo lascio, ma giusto un'ora, perché questo non è come gli altri pani, non ci dobbiamo aspettare che aumenti di volume, quindi lo faccio semplicemente rilassare un'oretta, lo copro, lo metto al caldo, in un posto caldo, tipo il forno con la lucina accesa e poi lo riprendo. Eccolo qua. Adesso possiamo tranquillamente formare le pagnottine. Metto la segale in un piatto e poi con un cucchiaio, vedete così,
Semplicemente con il cucchiaio, quindi mi regolo con il mio cucchiaio, è molto grande quello che ho usato, piego leggermente sotto, ma nemmeno servirebbe, e infarino con la segale. Ok. Le adagio su carta forno, a me ne sono venute, mi sembra, 8 o 9, adesso vediamo dopo. E continuo fino a esaurimento. Se volete potete farle anche un po' grandine. Allora, vanno messe di solito vicine, perché queste pagnottine vanno fatte a coppia, almeno la tradizione le presenta così, la tradizione dell'Alto Adige. Sono accoppiate, queste crescendo dovrebbero attaccarsi. Ne piego un pochino, infarino bene e le metto sulla placca. Bene, poi le copro con un telo oppure se volete anche con la pellicola. Io ho aspettato tantissimo, ci sono volute almeno 6 ore per la lievitazione, stavo quasi rinunciando perché non crescevano, poi improvvisamente sono cresciute, sono lievitate, guardate, eccole qua, sono andata a vedere, io strafelice perché sono riuscita a farle con il lievito madre, con il lievito di birra, naturalmente un'oretta o due erano cresciute. Eccole qua in forno, io ho messo il forno a 220, poi l'ho abbassato, ci è voluto mezz'ora, 40 minuti per assaggiare, poco alla fine ho messo ventilato per farle colorire un po', un pochino. Il profumo è ottimo e poi quando lo assaggerete questo pane rimarrete veramente meravigliati dal buon sapore che ha. Bene amici, io sono soddisfatta, spero che farete anche voi questa ricetta per provare questo meraviglioso pane dell'Alto Adige. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!